Buongiorno ragazzi, oggi è un po' nuvoloso e ce ne andremo da questo chalet in montagna per andare a Ginevra, dove dormiremo in un altro hotel. Beatrice, abbiamo 5 minuti per fare tutta la stanza. A colazione comunque, come al solito ho mangiato una cosa come 17 croissant e la... Bea, prima di andare mi serve una foto per Instagram. Ok, andiamo. Io mi metto là e tu la fai da qua, ora capisco come. Ciao stanza fantastica, ciao chalet fantastico. Ci sta sia il pulmino che la macchina, però io vado in macchina perché ogni tanto soffro un po' di mal di macchina. E adesso invece siamo nel pulmino. La macchina in realtà dovevamo riportarla alla sua officina. E là ci stanno i quartieri generali di Nestlé. Oh, siamo a Losanna. Siamo entrati nel Museo Olimpico. Many countries are participating to the Olympic Games, do you think? Appena tenuto in mano una vera medaglia olimpica d'oro, cioè non è tutta d'oro, era solo placcata in oro, la di... Quello in realtà era un'area per i bambini, adesso siamo nel museo vero e proprio, adesso entriamo. Il signore coi baffi era Pierre Le Coubertin, che alla fine del 1800, dopo gli scavi che ci sono stati ad Olimpia, ha deciso di ricreare le Olimpiadi, di fare questo evento internazionale. E qua ci sono anche le lettere originali che si è scritto. In particolare una lettera era sull'ideazione della bandiera delle Olimpiadi, che è composta da 5 anelli interlacciati, che sono i 5 continenti. E un altro simbolo invece è quello delle fiaccole, e qua c'è una collezione di fiaccole. E queste qua sono tutte quante le mascotte. Guardate che brutta quella. E questa è la mascotte per i prossimi giochi del 2018 in Sud Corea. Questa invece era la mascotte per i giochi in America ed è stata creata da un animatore della Disney. Siamo andati prima in una galleria sulla fotografia sportiva, in giro. Goodbye, thank you. Poi ci hanno fatto vedere le foto invece quelle più moderne, per esempio quella di Rafa Nadal e Federer. E poi abbiamo provato noi nello studio a fare un po' di foto con tempi di esposizione molto brevi per dare quell'effetto di immagine ghiacciata. Zuppa di zucca, pollo e patate. È arrivata anche la mousse. Mi piace un sacco questa struttura qua. Guardate com'è molto... Non so niente, ragazzi, io non so niente. So now you're still recording, you want a photo, right? What? Yeah, sure. Oh no. Adesso ci stiamo muovendo verso un'altra città e andremo a vedere un'azienda di orologi, una manifattura. Il motivo per cui siamo qua è perché ci accompagnerà una ragazza che sta studiando alle Roche, sta al suo ultimo anno e sta facendo un internship in questa azienda. Jean-Claude Biver became our new CEO. È stato venduto per 1 milione. Anche quello è stato venduto per 1 milione. E questo è stato venduto per 5 milioni a Beyoncé. Qua è dove personalizzano gli orologi con diamanti. Quindi nel caso arrivi un rapper e dica: vorrei un sacco di diamanti su questo orologio che ho comprato, allora va bene. Ci hanno appena fatto firmare un foglio per assicurarsi che nessuno di noi abbia, che non avessimo niente di magnetico nel cuore.
ci hanno dato le tute magiche per far sta sfilata. E qua ci hanno spiegato uno degli aspetti caratteristici degli orologi Hublot, cioè il loro oro indistruttibile, inscalfibile, impossibile da rigare. È realizzato con una pietra che assorbe l'acqua al 75%, ma al posto di far riassorbire acqua viene colato oro fuso puro, in modo da ottenere un materiale che è al 75% oro, anche se l'aspetto si presenta un po' più scuro. E poi con questo orologio da 200.000 euro ci ha dimostrato che è impossibile da scalfire. E questo sono io, che prendo un orologio da 200.000 euro. Che bello! Ok, thank you. E mi si era scaricata la batteria. Vi racconto quello che è successo. Siamo andati nella stanza VIP, dove mi hanno fatto provare un orologio che costava 380.000 euro. Nonostante io non sia un amante del lusso, in effetti è stato molto molto interessante. Alla fine di tutta questa cerimonia ci hanno dato anche una busta dove non c'era un orologio, ma ci sta una borsa e un cappellino. E poi invece i ragazzi di Le Roche ci hanno dato un attestato dove c'è scritto: durante questo tempo Marcello Ascani ha passato tutti i test necessari per dimostrare che non solo è un bravo viaggiatore ed esperto di YouTube, ma anche un promettente studente di ospitalità. E adesso ce ne stiamo andando verso Ginevra. Siamo arrivati all'hotel e io come al solito sono stanchissimo. Strano, eh? Beatrice, continua a far finta di essere ricca, sei un 5 stelle. Non farti scoprire. La stanza è pazzesca. Siamo al quinto piano. Appena si entra, il mini bar, da dove non prenderò assolutamente niente. Cabina armadio, dove si mettono i vestiti, cioè l'asse da stiro. E noi abbiamo sparso tutte quante le nostre valigie, i nostri averi qua. E poi qua si entra e ci sa il salottino. Nel caso tu voglia un caffè, si può fare qua dentro. Ci sono specchi. Poi, ah, ci mangiamo il dolce. Sì, dai, rompiamolo. Non leggi la lettera a Marcello Scani? Ce la leggo. Ci sta una lettera apposta per me. Ci hanno fatto un dolcettino. Va rotto col martello, vai. Che cos'è sta roba secondo te? Un cioccolatino. E qua invece ci sta il letto, ci sta la scrivania e ci sta la vista sul fiume. E il pezzo forte, ragazzi, è il bagno. Guardate che roba. Un lavandino per me, un lavandino per Beatrice. Vi leggo la lettera. Perché c'è una torcia nel... Dear Marcello Ascani, speravo fosse un sacco di soldi. Welcome to Mandarin Oriental Geneva. We are delighted to have you staying with us for the first time. Please do not hesitate to contact me personally, Marcus Linder, Mr. Marcello Ascani. Ti piace? Non gli piace. Dobbiamo già andare. Ci stanno facendo fare un giro delle stanze più fighe. E questa è la suite. Non è molto più grande la nostra stanza alla fine. Adesso ci porta a vedere una suite ancora più grande. Thank you. Quanto sei inadatta. È arrivato il cibo. E quello è un gamberetto gigante. Però picca troppo. È arrivato anche il pollo. È buono. Ragazzi, è la cheesecake, la banana caramellata, poggiata alla banana. Siamo impazziti. Sono fuori fuoco. E quello è tipo un foglio d'argento che si mangia. Sta sopra la cheesecake e si mangia. La cena è finita. E dato che è l'ultima sera, ce ne andiamo in giro perché sprizziamo di felicità. Non solo io e Beatrice, ma tutti quanti andiamo a scoprire la vita notturna di Ginevra, che non penso sia al massimo, specialmente perché è giovedì sera. Alejandro, are you ready to party? I'm ready. Yeah. This night is gonna be memorable. Legendary. 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 No, non gli è piaciuto. Stiamo andando in un altro locale, ok? Gli piace questo. Non gli piace. Non è vero, non gli piaceva. Mi sembrano tutti uguali. Oh, yes. Cheers again. Siamo tornati e non sappiamo come spingere questa TV cinese. Aspetta, io se riesco. Buonanotte. Oggi è l'ultimo giorno qua in Svizzera. Domani prendiamo l'aereo alle 7 di sera. Quindi la mattina non so se vedremo un po' di Ginevra o andremo in un altro posto. Ci hanno dato la cioccolata. Quando noi usciamo dall'hotel, qualcuno viene in stanza e la mette a posto. Vado a dormire. Buonanotte. Iscrivetevi al canale. Commentate con quello che pensate. Non pensi che sia bello chiudere così? Come dovrei chiudere?